Ciao, bentornati sul mio canale. Allora, oggi finalmente ritorno con un nuovo video, in particolare un video sui consigli di viaggio. Scusate l'assenza della scorsa settimana in cui non ci sono stati video, ma ovviamente mi sono ammalata, come ogni autunno che si rispetti. Oggi con questo video ritornano appunto i consigli di viaggio e in particolare inizia la serie dedicata alle capitali europee. Oggi parliamo di Bruxelles. Innanzitutto io sono stata a Bruxelles proprio l'anno scorso di questi tempi, infatti era il primo weekend di ottobre, quindi proprio nel momento iniziale dell'autunno ed è una stagione che vi consiglio davvero per visitare località come Bruxelles e in particolare Bruges, ma adesso ne parleremo con calma. Allora, innanzitutto un viaggio a Bruxelles è molto semplice da organizzare e sicuramente anche molto economico perché molto spesso si trovano voli a tariffe davvero, davvero economiche, tant'è che l'anno scorso io pagai il biglietto aereo per un weekend soltanto 40 euro, quindi davvero molto poco. E devo dire che sono rimasta positivamente colpita anche per quanto riguarda il costo della vita della città stessa e comunque anche dei dintorni di cui poi parleremo. Infatti credevo che comunque il Belgio fosse un pochino più costoso, proprio per quanto riguarda il costo della vita. Invece devo dire che non ho trovato grandi differenze rispetto all'Italia o perlomeno rispetto a Roma, quindi più o meno il costo della vita è molto simile. Secondo la mia personale opinione, non vale la pena fare un viaggio e stare soltanto a Bruxelles, quindi andare per, non so, 2 giorni, 3 giorni solo a Bruxelles non ne vale la pena perché Bruxelles è carina, per carità, è molto carina come città, però non offre moltissimo, non ha tanto da offrire e non è neppure una città meravigliosa, di quelle proprio che non si possono perdere nella propria vita, ecco. Quindi sinceramente io non vi consiglio di andare solo a Bruxelles, ma vi consiglio di abbinare qualcos'altro. Oltretutto, Bruxelles si visita veramente in pochissimo tempo, bastano una giornata e mezza più o meno, e dopodiché veramente non avete più nulla da fare e quindi l'ideale è visitare anche i dintorni. Allora, se avete a disposizione più giorni, io fossi in voi prenderei in considerazione l'idea di fare un road trip, quindi di visitare più città del Belgio, magari arrivando fino al mare, quindi fino al nord, all'estremo nord. Sicuramente le città che secondo me sono da visitare, o almeno per quanto ho sentito dire, perché purtroppo non le ho viste tutte, ci sono a parte Bruges, Ghent e Anversa e Liegi, sono sicuramente delle città, tutte delle città molto belle che se avete il tempo a disposizione vale la pena visitare secondo me. Se invece avete a disposizione soltanto un weekend, non vi spaventate perché avrete comunque tutto il tempo di andare anche a Bruges. Noi infatti siamo stati dal venerdì mattina alla domenica pomeriggio e siamo riusciti comunque a visitare Bruxelles e Bruges come abbinamento, diciamo. Ci sarebbe piaciuto vedere anche Ghent, ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo, però diciamo che accorciando i tempi della visita di Bruges avremmo anche potuto farcela, insomma, non era una cosa impossibile. Facendo le cose un pochino più di corsa avremmo potuto fare un giro anche a Ghent sicuramente. Per quanto riguarda l'alloggio, noi inizialmente, nel momento dell'organizzazione del viaggio, stavamo pensando di cambiare hotel, di fare una sorta di viaggio itinerante e quindi di stare una notte a Bruxelles e una notte a Bruges. Questo ve lo sconsiglio assolutamente, infatti alla fine non abbiamo fatto così. Perché innanzitutto Bruges è abbastanza costosa perché è una città molto turistica e quindi di conseguenza è un po' più costosa rispetto a Bruxelles. Bruxelles invece ovviamente non è soltanto una meta turistica, ma anzi è soprattutto una meta di viaggi di lavoro o di studio, eccetera, quindi ha dei prezzi molto più accessibili per quanto riguarda l'alloggio. Oltretutto non vi preoccupate perché se alloggerete in centro, quindi nella zona centrale di Bruxelles, intorno alla Grand Place, bene o male, sarete comunque vicini anche alla fermata del treno e quindi nella stazione del treno è possibile poi raggiungere ogni città del Belgio e anche fuori il Belgio in maniera molto rapida, facile e veloce, quindi non vi preoccupate. Anche perché a Bruges basta veramente stare
una giornata, anche meno, perché non è che ci sia molto da vedere, ecco. L'unica raccomandazione che vi do, se potete, cercate di stare in zona in una zona abbastanza centrale di Bruxelles, perché Bruxelles è molto piccola e diciamo che la parte più importante, la parte centrale, è quella intorno alla Grand Place. Quindi cercate comunque, prendete come punto di riferimento la Grand Place e cercate qualcosa là intorno, qualcosa che vi permetta di raggiungere a piedi la Grand Place. Vi sconsiglio infatti di alloggiare lontano dal centro, perché poi sareste costretti comunque a prendere la metropolitana e quindi i costi andrebbero comunque a salire. Io fossi in voi, appunto, sceglierei un posto abbastanza vicino al centro in modo da poter girare l'intera città a piedi. Personalmente vi posso consigliare il bed and breakfast in cui abbiamo alloggiato noi, si chiamava Tapto 2 secondo. Vi scrivo comunque qua sotto, vi metterò il link anche al sito Booking con il quale abbiamo prenotato. Non era poi nulla di sfarzoso, nulla di lussuoso, però arredato veramente in maniera carina e fatto proprio in modo da farvi sentire a casa, quindi era veramente carino. E tra l'altro non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, mentre eravamo a Bruxelles abbiamo girato due videoblog, uno diciamo incentrato su Bruxelles e l'altro principalmente su Bruges, e ve li lascio qui sotto, ma adesso ve li metterò anche qui. Ad esempio qui vi metterò quello in cui vi mostro il bed and breakfast, così se volete, se siete interessati, lo andate a vedere. Cosa vedere a Bruxelles? Allora, a Bruxelles non ci sono moltissime attrazioni, diciamoci la verità. Secondo me Bruxelles è più che altro da visitare così a piedi, per farsi una passeggiata, fondamentalmente. E la parte più bella, ovviamente, come vi ho detto, è la Grand Place, quindi la zona centrale. La piazza di Bruxelles è veramente una delle piazze più belle che io abbia mai visto, è da mozzare il fiato, veramente bella, bella, bella. Inoltre è bella sia di giorno che di notte, di sera, perché la sera tutti quanti i palazzi meravigliosi che circondano la piazza vengono illuminati e quindi si crea un'atmosfera davvero fantastica. Poi oltretutto è una città molto giovane, piena di ragazzi, molto bello perché la sera spesso i ragazzi si mettono a terra, magari in cerchio così, seduti a terra, non lo so, a chiacchierare, a bere, a fumare. Cosa che mi ricorda molto il mio Erasmus a Salamanca, perché nella Plaza Mayor di Salamanca si faceva esattamente così, quindi non esisteva sedersi sulle panchine, ma ci si siedeva direttamente a terra. Lo so, magari a qualcuno potrebbe anche far schifo, però è così. Poi da lì vi consiglio di addentrarvi un po' nelle varie viuzze e quindi visitare un po' i dintorni, fare una bella passeggiata. E la cosa carina è che a Bruxelles è molto sentito l'amore per i fumetti. Se non ricordo male, i fumetti sono proprio nati a Bruxelles, se non ricordo male, insomma, è proprio la patria del fumetto. E sicuramente sono fumetti di origine belga, sia i Puffi che Tintin, e quindi troverete in giro per la città, sparsi sulla città, su dei muri di palazzi anonimi, appunto tutti quanti dei fumetti o comunque dei murales molto belli, e quindi è carino anche andare a trovare queste chicche in giro per la città. Ci sono poi degli altri punti di interesse, ad esempio c'è una cattedrale molto bella, non mi ricordo il nome, mi sembra che fosse di San Michele, aspettate, adesso ve lo dico. Di San Michele e Santa Gudula, o Gudula, non lo so, che è veramente molto bella sia da fuori che una volta entrati. Assomiglia molto a Notre Dame de Paris, tra l'altro, da fuori. È famosissimo Atomium, quindi quella scultura a forma di atomo che si trova un po' ovunque quando si googla Bruxelles. E noi non l'abbiamo visto quello perché è un punto di interesse un po' decentrato dal resto delle altre attrazioni di Bruxelles, e quindi l'abbiamo un po' snobbato, sinceramente. Però insomma non è nulla di impossibile, ci si può andare tranquillamente prendendo la metropolitana, insomma non è nulla di impossibile inserirlo nel programma di viaggio. Oltre a questo ci sono dei musei a Bruxelles, il museo di Magritte e il museo del fumetto. E noi non abbiamo visto questi musei, non abbiamo visto musei neppure a Bruges, ma di Bruges parleremo poi dopo. Perché non abbiamo visto musei? L'ho detto spesso anche durante altri video, credo, ma noi non siamo proprio tipi da museo, cioè non siamo, soprattutto quando abbiamo poco tempo,
pensiamo, sia io che Lorenzo, che sia un po' una perdita di tempo, tra virgolette, andarsi a chiudere in un museo per ore e ore, soprattutto perché non siamo dei veri intenditori di arte e quindi preferisco godermi la città, quindi vivere la città. Quindi non abbiamo visto i due musei importanti di Bruxelles, che sono il Museo di Magritte e il Museo del Fumetto. Un altro punto di interesse, un altro monumento, diciamo, di Bruxelles molto famoso e di cui sicuramente sentirete parlare è il famosissimo Mannequin Piece. Si tratta di una statuetta in bronzo, se non sbaglio, piccola, perché dalle foto sembra più grande, ma dal vivo è davvero piccolissima, che rappresenta un bambino che fa la pipì. E questo appunto è il simbolo di Bruxelles. Ci sono varie leggende poi, tra l'altro, su questa statuetta, di cui ricordo una. Si dice che questa statuetta rappresenterebbe un bambino che facendo la pipì è andata a spegnere la miccia di una bomba che avrebbe distrutto la città di Bruxelles, e quindi insomma è singolare come cosa. E la cosa carina è che questo bambino viene vestito con vestiti sempre diversi, sempre nuovi. Adesso non ricordo esattamente quanti vestiti abbia, ma qualcosa tipo, non so, 1000 vestiti all'anno gli vengono cambiati, e anche più volte al giorno, quindi lo potreste trovare nel corso della stessa giornata con vestiti diversi. Quindi in base, non so, a delle festività, non so esattamente in base a che cosa, viene cambiato e quindi lo troverete con vestiti nuovi. E c'è sempre una folla pazzesca intorno a questa statuetta, però insomma sì, è carina da vedere. Oltre a questo, oltretutto, ci sono anche le statue di una bambina che fa la pipì e di un cane che fanno la pipì sempre in mezzo alla strada. Infine, un altro posto importantissimo della città di Bruxelles è il quartiere europeo, il quartiere delle istituzioni europee. Si trova un pochino decentrato, però secondo me vale la pena farci un giro perché è carino, è un quartiere molto moderno, e poi a circa 10 minuti di camminata dal Parlamento europeo si trova il Parco del Cinquantenario, che è un parco molto bello secondo me. Secondo me vale la pena andarci, è possibile affittare delle biciclette, sapete, con quei sistemi di noleggio automatico, quindi inserendo i gettoni o comunque gli spicci, è possibile appunto affittare le biciclette e girare questo parco in bicicletta. Infine, una cosa che davvero non potete perdere se siete a Bruxelles è Bruges. Bruges è una città adorabile, una piccola bomboniera in cui non potete assolutamente non andare, e vi consiglio davvero di vederla almeno una volta nella vostra vita. A me ha davvero rapito il cuore, è una città romantica, bellissima, curata in ogni minimo dettaglio, quindi veramente da vedere. Come si raggiunge Bruges? Con il treno. Se voi avete l'albergo a Bruxelles in una zona centrale, raggiungerete la stazione. Noi in particolare siamo partiti da Gare du Midi, e da lì abbiamo fatto i biglietti direttamente lì, e la cosa bella è che se capitate a Bruxelles durante il weekend esiste il weekend ticket, quindi un biglietto che vi permette di viaggiare nel corso dell'intero weekend. Che cosa vuol dire? È un biglietto che costa la metà del costo di un biglietto normale, quindi costa intorno ai 14 euro se non ricordo male, e vi permette di andare e tornare da Bruges, da Ghent, comunque da altre città del Belgio, dal venerdì sera alla domenica sera, quindi nel corso dell'intero weekend. Ovviamente è molto comodo, anche perché con lo stesso biglietto noi avremmo potuto anche scendere a Ghent, che è sulla stessa linea ferroviaria, vederci Ghent, risalire sul treno e tornare a Bruxelles, quindi è molto comodo secondo me, soprattutto se avete a disposizione un po' più di tempo. Il treno da Bruxelles a Bruges impiega circa un'oretta e mezza, e spesso, soprattutto durante il weekend, è molto affollato, quindi pazienza, insomma, ci si adattano. Abbiamo fatto il viaggio di andata senza posto, quindi in piedi, però il viaggio di ritorno siamo riusciti a sedere. Per quanto riguarda le cose da vedere a Bruges, vi consiglio di girarla in lungo e in largo, farvi delle belle passeggiate lungo i canali, andare a vedere la piazza principale, che è veramente uno spettacolo e non ha nulla da invidiare alla Grand Place di Bruxelles, perché è bellissima, e niente, a
bruci, c'è soltanto da rimanere incantati. Fatevi assolutamente un giro nella via del cioccolato, dove ci sono tutte le cioccolaterie che vendono cioccolati, ma vi giuro, di ogni genere che esiste sulla terra. È veramente un attentato alla linea, perché vedrete cioccolato dappertutto in ogni modo possibile e immaginabile, e dovete assolutamente acquistarlo perché è favoloso. Quindi sia a Bruxelles che a Bruges ovviamente si compra cioccolato buono in entrambi i casi. E una cosa che assolutamente non potete perdere a Bruges, secondo me, è una cosa che noi abbiamo fatto, è il giro in battello. Il giro in battello, secondo me, è da fare, ve lo consiglio. È una cosa turistica sicuramente, io in genere evito le cose iperturistiche, ma questo qui secondo me è da fare, perché dura una mezz'oretta, mi sembra proprio una mezz'ora, costa 8 euro, quindi neppure un prezzo eccessivo, e vi fa fare un giro per i canali intorno a Bruges, e potrete vedere Bruges da una prospettiva diversa rispetto a quella solita, fare delle foto pazzesche. E sì, secondo me è da fare. C'è la guida, mi sembra, sia in inglese che in francese. Mi sembra che noi abbiamo preso la guida francese, anche se non capiamo nulla, ma perché quella c'era, tanto non ci importava particolarmente di capire gli edifici, insomma, cosa fossero, avevamo poi la guida. E, ma è più che altro, insomma, per fare un giro della città un pochino più insolito, e quindi questo vi consiglio assolutamente di farlo. Passiamo al cibo, cioè cosa mangiare. Vi dico che è stata una sorpresa il Belgio da questo punto di vista, perché io non pensavo che fosse così buono mangiare a Bruxelles e a Bruges. Adesso vi consiglierò i posti in cui siamo stati a mangiare, e ve li consiglio davvero perché sono veramente uno più buono dell'altro. Allora, partiamo con Bruxelles. A Bruges ce n'è soltanto uno, perché siamo stati soltanto dalla mattina al pomeriggio, quindi abbiamo soltanto pranzato. Per quanto riguarda appunto Bruxelles, la prima sera siamo stati in un posto che si chiama Amadeus. Vi lascio qui il link al vlog che abbiamo registrato, in cui potrete vedere tutto quello che ci siamo scofanati. Ed è un posto assurdo, a parte che è strano anche per quanto riguarda l'arredamento, è molto kitsch, molto carico, molto strano sinceramente. È un po' una cozzaia di stili di arredamento diversi, non è un granché a vedersi, però si mangia davvero una favola. La cosa per cui è famoso questo posto sono le ribs, quindi le costolette, e ne portano a volontà. Quindi si fa il percorso non stop e vi porteranno quindi un piatto con un pezzo di animale proprio, con un pezzo di carne, qui sono attaccate tutte quante le costolette una dietro l'altra, e nulla, dovete mangiarla, volete mangiarle, poi se ne volete ancora le potete chiedere, passano in continuazione questi camerieri con i vassoi e vi chiedono ne vuoi ancora e ti danno altre costolette. Io ne ho mangiate, mi sembra, una cinquantina, non mi sono regolata veramente perché erano assurde, buonissime, erano tutte glassate con questa salsa barbecue favolosa, e inoltre insieme a quello vi portano anche il vino e una patata fatta al forno al cartoccio, che pure era pazzesca. Quindi Amadeus ve lo consiglio da morire, ancora me le sogno quelle costolette. E un altro posto che davvero non potete evitare è il ristorante Fin de Siècle. Potete vederlo sempre nel vlog che vi lascio qui, o che vi lascio sotto, insomma, non so se lo metto qui o sotto. È un ristorante in cui c'è sempre la fila, non è possibile però prenotare, quindi bisogna mettersi l'anima in pace e aspettare in fila buoni buoni, ma vi assicuro che ne vale la pena. È un ristorante di cucina belga tradizionale, e quindi si mangia sì sempre principalmente piatti di carne abbinati alle patate, quindi oppure la patata al cartoccio, le patate fritte, insomma tutti quanti vari piatti. Io mi ricordo che avevo preso un piatto con una specie di salsicciotto, ma era veramente pazzesco, e anche lì abbiamo mangiato veramente molto bene, quindi ve lo consiglio assolutamente, potete cercarlo anche su TripAdvisor, ha tutte recensioni positive.
E infine l'ultimo ristorante di Bruxelles che vi consiglio è Le Crochen, ed è non è un vero e proprio ristorante, è più che altro una sorta di bar, possiamo chiamarlo bar, insomma una creperie. È una creperie diciamo di crepe bretoni, quindi delle crepe particolari. Non sono quindi le crepe che siamo abituati a vedere noi in Italia o che ho visto ad esempio a Parigi, ma sono praticamente quadrate, e adesso vi metterò le foto perché non vi so spiegare, ma vi assicuro che erano veramente pazzesche, buonissime. Abbiamo mangiato benissimo anche qui, c'erano gusti tutti un po' particolari, non riesco neppure a ricordarmeli, però se vedete il vlog sicuramente insomma lì lo dico, ed erano buonissime. Per quanto riguarda invece Bruges, il posto in cui abbiamo mangiato a Bruges si chiama Cambrinus, ed era una birreria famosissima, una birreria, penso, una delle più antiche di Bruges, in cui vi portano un libro così che sembra veramente uno dei codici che sono costretta a studiare, quindi veramente alto così, con un elenco di tutte le birre che hanno, perché hanno qualcosa tipo 200 tipi di birre diverse che tu puoi scegliere. Ora, io non sono un'esperta di birra sicuramente, infatti la faccio scegliere sempre a Lorenzo, però per gli appassionati deve essere sicuramente un'esperienza sensoriale fantastica andare a provare tutte le birre diverse. Oltretutto, un'altra cosa secondo me da fare a Bruxelles o a Bruges, insomma, perché la fanno in entrambi i casi, se vi piace la birra, è la degustazione, perché molti bar, molte birrerie offrono anche la possibilità di degustare la birra, e quindi vi porteranno tanti assaggini di birre diverse da bere in sequenza, e secondo me è un'esperienza carina e assolutamente da fare. Infine, tasto dolente, parliamo dei prezzi. No, non è affatto dolente, perché vi assicuro che un weekend a Bruxelles è assolutamente economico. Parlo ovviamente per la mia esperienza, e vi dico che per un weekend che va dal venerdì mattina alla domenica sera, noi abbiamo speso all'incirca 300 euro. Tutto compreso, quindi compresi voli, alberghi, il treno per andare a Bruges, le cene, i pranzi, tutto, proprio tutto, al massimo abbiamo speso 300 euro, non di più, semmai qualcosa in meno, perché è veramente molto economica, essendoci voli che costano pochissimo, appunto 40 euro di volo non è praticamente nulla, è una cena fuori, quindi vi consiglio di andare a Bruxelles e a Bruges, e se potete fare anche un giro del Belgio, tanto meglio per voi, perché ne vale la pena secondo me. E nulla, io spero di avervi detto tutto. Come al solito, se avete delle perplessità, volete chiedermi dei consigli particolari, mi scrivete qui sotto e ovviamente vi risponderò. E nulla, al prossimo video, ciao!